Ciao, sono Sarah Z, autrice del romanzo Non ho chiesto l'America e creatrice di Sarah Z La La Land Stories. Qui troverete tutti gli audio delle mie dirette Instagram. Enjoy! Live from her studio in Italy, she's back, Sarah Z La La Land, with special guest, Lara Pelagotti! Perché vedevo, però poi alla fine... Ma io dovevo aspettare per questo momento, per l'introduzione. Okay. Welcome to Italy, Lara. Non posso dire welcome to Hollywood, ma riprenderò a dirlo. Ok, welcome. Grazie, Sara. Lara Pelagotti, psicoterapeuta con approccio di tipo umanistico, psicotraumatologa formata in EMDR, una tecnica per gestire i traumi, e autrice del libro Esci dagli inganni della mente. Io vorrei, Lara, parlare di tutto quello di cui tu ti occupi, ansia, depressione, dipendenze, attacchi di panico, perché tutto questo ci appartiene, chi più o chi meno, almeno per me sì. Però vorrei soffermarmi di più a parlare sugli attacchi di panico, perché forse è quello di cui ogni tanto soffro, sui pensieri negativi e l'autostima. Però prima di questo, come mai la scelta di questa professione? Ah, bella domanda. ogni tanto me lo chiede e me lo richiedo, perché tra l'altro mi trovi in un momento di domande esistenziali che io ogni tot anni ciclicamente ho. Quindi... Questa domanda è nuova, dimmi che è una domanda nuova per te. No, cioè, nel senso, io so perché l'ho scelta, no? Questo lavoro di base lo so, nel senso che è una cosa molto legata al mio passato, perché io avevo questa nonna che viveva in Argentina, e a cui era stata fatta una diagnosi di schizofrenia all'epoca, paranoidea, quindi insomma aveva una serie di problematiche, ha fatto fare una vita abbastanza complicata a mia mamma, insomma, eccetera. Quando io l'ho conosciuta, in realtà era già tornata in Italia, era stata curata, lei è stata curata anche là e poi qua, quindi stava bene quando io l'ho conosciuta come nonna, tanto che io ci stavo con lei, insomma, quindi, però la fase giovane della sua vita, diciamo, non è stata così semplice. E quindi io fin da piccolina avevo un po' questo tarlo del voglio capire cosa gira in testa alle persone. Quindi studierò psicologia e farò la psicoterapeuta. Quindi io sono partita, ma... Dalla nonna, è stata la nonna. Sì, per me è stata... Sì, avendo sempre con mia mamma girato tra psichiatri, farmaci, psicoterapeuti, è stata una cosa che... in realtà da piccola mi incuriosiva, non ero spaventata, nonostante mia nonna facesse cose piuttosto incredibili, però ero molto curiosa, forse perché io l'ho conosciuta quando anche lei in realtà poi stava meglio e quindi si interrogava su tutta una serie di cose. Quindi il primo sprone è stato quello. Poi durante gli studi il percorso, in più di un'occasione ho detto no, non lo faccio. Cambio lavoro, poi sì lo faccio, no, non lo faccio. Sì. Perché ti dicevi no, non voglio farlo? Oh, per tanti motivi, a seconda del periodo di vita. C'è stato, diciamo, durante la fine degli studi, un periodo in cui mi sono detta vabbè, no, perché il terapeuta alla fine dice alle persone cosa devono fare e io, per come sono fatta io, non voglio dire a nessuno cosa devono fare, quindi mi disturbava molto questa cosa di... Poi in realtà non è questa la psicoterapia, è come la credevo prima di fare la specializzazione, no? Di dover andare lì. Infatti, Lara, che cos'è? Ma quello che hai detto è un punto importante, perché quando si parla di psicoterapia, andare dallo psicologo, sono due cose differenti, se vuoi le puoi spiegare meglio. Si pensa di dover parlare, aprirsi, dire tutti i nostri pensieri, il dottore, lo psicoterapeuta mi ascolta e poi la gente pensa, e cosa succede? Ora che ho parlato allo psicoterapeuta,
cosa devo fare? Degli esercizi o parlo e basta? E alcuni, perché è stato detto anche a me, mi dicono: ma vado a parlare con la mia migliore amica, parlo, ma non ha gli strumenti adatti per poter curare certe patologie o ansia o attacchi di panico o dei sintomi gravi. Però c'è un po' Questa idea, sì, questa idea di. secondo me deriva un po' da quella che è stata l'analisi classica, no? Quella che noi conosciamo dal lettino freudiana, che mi permetto di dire anche per chi oggi ha un approccio comunque più psicodinamico, che è quello più storico, diciamo, quello di freudiana maniera, non è più come era prima. No? Come poteva essere anni fa. Quindi secondo me l'idea era mi stendo lì, parlo, 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 vengo ascoltata e basta. Oddio, alcuni analisti classici ci sono tutt'oggi, la terapia funziona proprio così, eh? E da sola poi in qualche modo rielaboro a distanza, no? Ciò che ho detto e produco delle risposte, non mi comporto diversamente. In realtà poi è cambiata molto la psicoterapia, anche se ci sono diversi, tanti tipi di approcci, no? Diversi in terapia. È vero che oggi tanti lavorano anche con i famosi esercizi, ma che sono la parte esperienziale della teoria che ci diciamo durante la seduta, no? Poi devo mettere in pratica delle cose fuori, gli esercizi sono una sorta di escamotage. Per farlo, no? Anche per incentivare il paziente a guardarsi più dentro di sé quando non è insieme a te. Esatto, perché poi la terapia continua anche fuori. E la differenza con il parrucchiere, il giornalaio, l'amico sta in una cosa semplice, che di base quello che facciamo noi, te lo dico molto molto stringato, è cercare di capire, di ricostruire con la persona, con il paziente, cliente, chiamiamolo paziente più all'italiana maniera, cliente più all'americana maniera. Client. Noi utilizziamo molto paziente, però insomma, è quello di ricostruire quello che è lo schema di funzionamento, cioè come quella persona funziona, perché quella roba lì proprio a me mi fa arrabbiare, perché quest'altra proprio mi spaventa, perché io ho paura di perdere il controllo e non ce l'ha magari Giovanni o Lucia, cioè lo schema di funzionamento, no? Come funzioniamo, come ragioniamo, come rispondiamo quando sentiamo certe emozioni è diverso da ognuno di noi. E dipende dalla nostra storia di vita e quindi questo ricostruirlo e capire dove ci fa star male e poi intervenire, no? Con delle alternative di comportamento è quello poi che fa un terapeuta e questo un amico lo schema non lo può fare. Diciamo, ti dico la verità, inizialmente anche io pensavo di parlare a un dottore, non ho mai fatto psicoterapia, però è nella mia bucket list, Ok. davvero. Però inizialmente pensavo, ma io da sola posso cercare di risolvere qualcosa se mi impegno, se leggo anche dei libri di autoaiuto, però ci sono certi muri che si rompono e lì c'è solo lo psicoterapeuta che può andare a riparare. Però il tuo è un approccio di tipo umanistico. Cosa intendi? Allora, l'umanesimo è una corrente che nasce, che ha di base l'attenzione al paziente. Ora, tutti gli approcci hanno più o meno l'attenzione al paziente, ma il principio è validare, quelli che sono i contenuti emotivi che porta il paziente, no? Quindi non giudicarli, nemmeno interpretarli. In prima battuta, ma proprio validarli, cioè se sento quella cosa lì non è né giusto né sbagliato, la sento, ok? Cioè la sento e non sarò io terapeuta a dirti che non la devi sentire, anche perché anche se io te lo dicessi e tu la senti e basta. Quindi è molto basato sul creare.
specialmente all'inizio, un rapporto di fiducia in terapia, ma non è finto reale, nel senso che davvero io penso, cioè, per esempio, no, se provi ansia, non è che posso dirti cosa ti posso dire, devi razionalizzare. Sì, te lo posso anche dire, ma in quel momento fai tutto fuorché razionalizzare. Quindi prima devo accogliere l'ansia, no? Che poi è sorella della paura, capire cosa sta succedendo, qual è lo schema dell'ansia, ci ragioniamo insieme, accogliamo poi le emozioni che di solito ci sono dietro l'ansia, che sono altre, e poi si lavora. Quindi è un approccio molto basato sulla costruzione della fiducia all'interno della terapia, è supportivo più che direttivo come tipo di approccio. E quello, volevo riallacciarmi a quello che stavi dicendo prima, molto importante, che alcune persone infatti provano certe ansie o attacchi di panico, o parlando appunto dell'autostima, dell'argomento che volevo trattare, però per alcuni sono delle esperienze, anche piccole esperienze di vita, non hanno così tanto spessore. Invece per altri sì. Allora pensavo, può essere genetica l'autostima, cioè riuscire ad affrontare certe situazioni sempre a testa alta, c'è un fallimento, ma vado avanti comunque. Invece per altri anche un piccolo fallimento è motivo di arresa. Sì, beh, allora genetica in realtà è più ambientale, nel senso che, per esempio, la percezione di il senso di speranza, no? Cioè la percezione che le cose, anche se vanno male oggi, domani andranno bene, che è una percezione che di solito le persone con alta autostima hanno. Cioè, no? Nella vera autostima. Io non solo tengo quando le cose vanno bene, ma tengo anche quando le cose non vanno bene. Sempre positivi, sempre un approccio di Quindi, positività, vedere quel barlume di speranza sempre. non è tanto che sono positivo, però in qualche modo sento che le cose si sistemano. È proprio la percezione di speranza. La speranza è quella cosa che sento che anche se oggi è uno schifo, domani o dopodomani, fra un mese, cambierà. Ho la percezione che le cose non sono immutabili, ma che possono cambiare e che io posso essere agente attivo del cambiamento. Questa è una percezione che le persone con più alta autostima hanno rispetto a chi ha bassa autostima. Chi ha bassa autostima si sente molto vittima dell'ambiente esterno, destino, il fato, gli altri, no? Spesso. Quindi ho questa sensazione di poco potere. E anche di poca speranza, no? Che le cose mi vanno bene, specialmente se mi sono andate magari male. Però è chiaro che l'ambiente in cui cresco, qualsiasi sia il mio caregiver, ha un bell'impatto, perché chiaramente se io cresco in un ambiente privo di speranza, in un ambiente che non ha fiducia in me, nelle mie capacità, o che in generale è un ambiente magari minaccioso. È difficile, no? Che io, quindi l'ambiente ha un impatto, le esperienze di vita hanno un altro impatto anche, perché magari cresco in un ambiente non troppo fortunato, però nella vita magari delle cose mi vanno bene e mi gratificano, no? E l'autostima sale. E Però poi mi possono anche andare male. una bella Ora che vanno sempre tutte bene. barlume Però sì, è più un influsso ambientale del contesto di origine ed esperienziale nel corso di vita che è genetico in realtà. come per esempio i pensieri negativi che sono associati a una bassa autostima, cioè penso per forza di cose. E sono come un po' un cuscinetto, cioè ci appoggiamo perché, come hai detto tu, quando eravamo più piccoli abbiamo vissuto quello e il nostro cervello conosce quello e siamo in a comfort zone, ci sentiamo bene in quella situazione. Quando arriva qualcosa di positivo, è capitato anche a me, per esempio, dire sì, però è solo un evento particolare. In realtà noi ci appoggiamo su questi eventi negativi perché già vissuti. Come possiamo cambiare questo meccanismo? Bella domanda. Perché siccome, come dici tu, c'è un senso di familiarità.
anche nelle cose più spiacevoli, no? O nei pensieri più difficili. Cioè, se sono più familiari, tendo ad andare lì e se mi capita qualcosa di buono, tendo a pensare che è il fato, il destino, ma tornerà non buona la situazione, no? In qualche modo. Sicuramente. Vabbè, io questa è una cosa che dico spesso, però anche cercando di capire quali emozioni si muovono dentro a quei pensieri, perché chiaramente a pensiero segue emozione, no? Che sia paura, per esempio, che sia rabbia, a volte può essere anche paura che le cose vadano bene, cioè, a Come anche se sì, la paura del volte successo, cioè può essere quando ti anche infatti. questa, no? Non ci sono abituata. E se davvero va bene, poi come lo gestisco, no? A volte abbiamo anche paura di questo. E sicuramente il primo step è conoscere le emozioni che mi navigano dentro. C'è proprio, cioè, ogni emozione ha un suo significato. C'è proprio una cosa che si chiama alfabetizzazione emotiva che si fa in terapia. Io la faccio spesso sulla pagina, nel senso che ogni emozione viene scatenata da un certo schema e ci dice qualcosa. Quindi capire cosa si muove dentro di me, capire che cosa faccio quando sento quell'emozione lì. E allora posso sia incominciare piano piano ad accogliere quello che sento, perché appunto non è cambia i tuoi pensieri, cioè posso anche dirmelo, ma funziona raramente. Prima si va in accoglienza di quello che provo e poi si prova, per esempio, se un pensiero è tanto invadente, io dico spesso a trattarlo in defusione, cioè non lo cancello, ma metto una sorta di distanza tra me e il pensiero, di modo che il pensiero non mi soffochi più. Un po' questo è il lavoro che si fa. Non lo posso cancellare perché non funziona, perché tornerebbe, però lo posso distanziare e alla giusta distanza mi permette di avere anche altri pensieri, un po' più, tra virgolette, Buoni, positivi. speriamo, un po' No? O più altri di tipi di o di sollevamento. fare altri tipi Scusami. di esperienze. Dicevo di fare altri tipi di esperienze, no? Perché tengo, perché di solito se ho tanti pensieri intrusivi, fastidiosi, sono anche bloccata, non Sì, faccio. anche perché spesso capita che si entra proprio in questo ciclo di ruminazione, cioè il pensiero che diventa persistente. Magari in quel momento lo fermiamo, ci mettiamo una pezza, però l'indomani può succedere un altro evento negativo e ancora cadiamo. Se c'è, non penso ci sia solamente un esercizio per poter mantenere sempre la soglia dell'autostima alta, però hai un piccolo metodo veloce che possiamo applicare quando questi pensieri intrusivi arrivano, oltre a Allora, quello di allontanarlo, scusami se dico. sì, nel senso, cioè, la defusione è più un concetto, no? È il contrario della fusione. Quando sono fusa sono tutt'uno con il mio pensiero e lo ritengo vero. Quando sono diffusa lo vedo un po' alla distanza e dico, vabbè, ok, quella è una cosa che penso, no? Non sono io. Per esempio, una cosa classica che si fa fare in diffusione abbastanza semplice è quella di mettere davanti al pensiero, tipo magari sto pensando, non lo so, sono un incapace, non ci riuscirò nemmeno stavolta. Mettere davanti al pensiero la mia mente mi sta dicendo che sono un incapace, nemmeno stavolta ci riuscirò. E poi aggiungerci un osservo che o noto che. Noto che la mia mente mi sta dicendo che sono un incapace e mai ci riuscirò. E questo è già un modo per creare distacco, perché non sono più io, ma è la mia mente che produce dei pensieri e mi sta dicendo delle cose, no? Questo, per esempio, è un primo modo di parlarsi che si utilizza tra i primi esercizi di defusione. Sì, Quindi, essere quindi consapevole del pensiero il e. pensiero c'è, però non mi definisce. C'è, ok?
Però la mia mente sta producendo adesso questo pensiero in base alle mie esperienze di vita, tutto quello che abbiamo detto prima, e io lo osservo. Quindi, nel momento in cui lo osservo, il pensiero sta qui e io sono qua ed è meno minaccioso. È un po' questo lo scopo ultimo della diffusione. E tra i tuoi pazienti o clienti, Lara, qual è la... cioè perché vengono da te? Qual è diciamo, il Allora, problema principale tra quelli di cui tratti? Autostima, bassa autostima? sì, l'autostima bassa è più poi cioè la ritroviamo in modo trasversale, no? In magari situazioni diverse. Io lavoro tanto, vabbè, con tutto lo spettro dell'ansia, ansia, attacchi di panico, ma questo perché c'è una grande richiesta, nel senso, no? Gli attacchi di Io non panico sono un ho pensato. aumento, gli attacchi d'ansia, quindi tutta questa parte qua, e poi tutta la parte, io ho questa specializzazione in psicotraumatologia, quindi anche la parte del trauma, che può essere un incidente stradale, quindi un trauma fisico, magari, che può essere una malattia degenerativa o che può essere un abuso, una violenza, quindi una situazione. Io lavoro tanto anche con gli eventi lutto, quindi con le morti, le perdite. Sì, E quindi sono questi con sicuramente. questo tipo di eventi tu applichi questa tecnica EMDR? C'è ancora un po' di tempo se vuoi parlarci di come funziona. Sì, sì, io applico l'MDR, non solo l'MDR, nel senso dipende. L'MDR è una strategia tra le strategie possibili, che questo ci tengo a dirlo. Oggi tutte le tecniche di trattamento del trauma, che sia MDR, che sia approccio sensorimotorio, approccio di somatic experiencing, ma ce n'è tantissime. Si basano sullo stesso principio. Il principio è bottom-up, cioè si parte dal corpo e si arriva al pensiero. Cosa vuol dire? Che praticamente si è visto che non ha molto senso far ripetere alla persona l'evento traumatico, non aiuta alla rielaborazione in sé. Ha più senso stare su quelle che sono le sensazioni fisiche che la persona riporta in base a quell'evento, e quindi ci si può lavorare con tante tecniche. Lo scopo dell'MDR, come delle altre, è ricostruire quel frammento e far stare la persona con una tecnica di desensibilizzazione, che in quel caso si basa sui movimenti, sui movimenti oculari, ma potrei utilizzare anche delle tecniche di Grazia. Far stare la persona su quello che è la sensazione fisica spiacevole per aumentare quella che si chiama finestra di tolleranza. Quando la persona non si sentirà più minacciata, riuscirà a parlare di quell'evento senza avere magari, non so, un attacco di panico o andare in freezing. Quindi si lavora ad oggi moltissimo sul corpo, in tutte le Però strategie. quando tu usi questa tecnica, la persona è inevitabile che ricordi l'evento e abbia delle immagini? Sì, per alcuni sono più sensazioni fisiche, per altre sono immagini. Sì, però ovviamente facendo la tecnica insieme, se la persona, quando l'immagine è molto forte, a volte si va fuori finestra di tolleranza, cioè cosa vuol dire? Che mi attivo troppo, sono spaventata e mi attivo troppo, oppure sono spaventata e mi ipoattivo e vado in freezing, mi congelo, no? Sono i due estremi. Se la persona va fuori, ci sono tante tecniche per aiutarla a ritornare in tolleranza. Ovviamente questo lavoro va fatto in terapia, perché se fatto fuori, se mi spavento, sono da solo. Cioè, va fatto in terapia, succede, ma si scelgono anche insieme i frammenti traumatici su cui lavorare, no? E si lavora anche sul creare prima di esporsi all'evento traumatico, vengono ricreate tramite delle imagery dei luoghi sicuri
in cui possiamo andare, quindi delle immaginazioni guidate, anche con l'MDR si fa, in cui possiamo andare nei momenti in cui l'attivazione sale, no? Quindi Quando siamo da soli e non abbiamo Lara, la nostra esatto, fiancata. che è importante ritornare, anche perché una persona che vive un trauma, ci possono essere trigger veramente minimi anche dell'ambiente esterno che riattivano, no, il trauma, a volte anche un profumo, un odore, una persona. Quindi Spesso infatti a me capita, per esempio, anche con un profumo di avere proprio dei flashback e sì. non sempre buoni, di situazioni magari che non vorrei o non vorremmo rivivere. Lara, se vuoi rispondi, se vuoi no, ma tu non ti sei mai psicanalizzata, ti sei mai psicanalizzata. Da sola? No, Da da sola? sola no. Sì. No, da sola Solo no, se però riesci da sola ho fatto a gestire. terapia. Sì. Io ho fatto terapia, questo perché era anche nella mia scuola di specializzazione era obbligatorio, quindi c'erano 2 anni di psicoterapia. Obbligatori, quindi in quel caso ho fatto terapia e poi negli anni è ricapitato che facessi delle supervisioni su dei pazienti. Sì, però no, non da sola, perché da Ah, perché sola non penso, funziona. potrebbe essere più semplice per te, visto che sai tutto e sai come trattare i pazienti, anche su di te forse riesci a meglio rispetto a una persona che è uno psicoterapeuta, però è un'idea che ho. Ci sono delle cose che sicuramente non vogliamo vedere di noi stessi, quelle parti di Allora ombra, non quelle ci cose. entri, non ci Non c'entri, non è ci vuoi meglio una entrare. persona da fuori che ti dice: guarda un po' lì, non fare la curva. Così. Volevo anche dirti, e non c'entra niente perché siamo in chiusura, ma dove hai comprato quel regalo per tuo figlio, le lucine per il suo Ah. Ho compleanno? Scusa, perché le voglio comprare anch'io. messo il link nelle storie dopo, dopo te lo giro. Non l'avevo Banalmente visto. su Amazon, banalmente su Amazon. Amazon, Amazon no, facciamo di pubblicità. Bimba. Sì, è bellissimo, è proprio un universo che gira. Bellissimo, ho visto le tue Assolutamente. storie, devo chiederglielo a fine diretta. È molto Lara. mindfulness. Cioè tu ti metti lì, ti rilassi, ti concentri sul momento presente, ti guardi le luci. Ottimo esercizio. Potresti anche usare forse delle luci durante le tue sessions, le tue sessioni per i tuoi pazienti, ci hai pensato? Allora, le luci non le ho mai usate, nel senso, però per esempio io uso gli spazi per fare degli esercizi. Io ho un grande terrazzo dove faccio le sedute, spesso lo utilizzo, che ci facciamo esercizi di grounding, a volte di meditazione. Quindi lo spazio un po' lo uso. Bene. Lara, grazie mille. Grazie. Ci vuoi dire un'ultima o darci un ultimo tip, come si dice in inglese, non mi viene la parola in italiano, consiglio, ecco, un consiglio per gestire la nostra autostima ed elevarla? You're more Ah. than welcome. Allora, consiglio, Una frase sola, una apre frase. poi a mille altre cose, che invece di curare la propria stima di sé, curate quella parte che si chiama di self-compassion, cioè cu curate la gratitudine verso di voi e verso quello che provate anche nelle emozioni più spiacevoli. Perché più self-compassion siamo verso di noi e più in automatico la stima si alza, la stima di sé. Quindi è una strada buona per lavorare in autostima, curare, cioè sostanzialmente accogliere con gentilezza anche le cose di noi che ci piacciono meno. This is beautiful. Grazie mille, Lara. Grazie a te, Grazie. Sara. Un È stato un abbraccio, piacere, ciao a grazie a tutti. tutti, ciao.